una tre giorni all'insegna della grande eccellenza sportiva, che ha visto la cittadina di Stresa ancora una volta sfoggiare il proprio splendore, come si addice ad una vera perla, quella del Lago Maggiore. Un grande ritorno dopo 4 anni per il Mondiale UEM X-CAT World Championship, una tradizione che affonda le proprie radici ultracentenarie. Nel 1903, infatti, si disputò proprio a Stresa la prima gara mondiale. Motori rombanti a 4 tempi a bassissimo impatto ambientale, capaci di sviluppare 800 cavalli di potenza e far planare le imbarcazioni ad oltre 200 km orari in tutta sicurezza. Prima della partenza della gara 2, i piloti X-CAT hanno voluto rendere omaggio alla città di Stresa, capitale mondiale della motonautica, per questo fine settimana, allineandosi con tutte le imbarcazioni davanti al pubblico che per l'occasione è accorso numeroso. Soddisfatto Raffaele Chiulli, presidente UIM, che ha dichiarato: è stata una manifestazione ben riuscita e ben organizzata. Questo avvicina la motonautica, che non è soltanto d'élite, a tutti gli appassionati, visto che è composta di tante discipline e categorie riservate ai giovani. La motonautica ha dimostrato di essere uno sport per tutti. Un'altra vittoria per Dubai Police, che dopo la pole position e la gara 1 vince anche la gara 2 del Grand Prix d'Italia UIM X-CAT, promosso in partnership con Baia Blu d'Oriente e alisport.com, valevole come seconda tappa del campionato UIM X-CAT. Si confermano sul podio per la gara 2 Abu Dhabi 4 in seconda posizione e 222 Offshore, che si è classificato in terza posizione. Si è concluso così un fine settimana ricco di emozioni ed eventi tra sport e spettacolo, con il Regina Palace Hotel che ha fatto da cornice a questa fantastica avventura e che ha visto sul palco delle premiazioni la presenza di Andrea Padulazzi. L'hotel stresiano ha ospitato un torneo di calcio balilla promosso dall'associazione Dalla Scuola allo Stadio ed una gara di cocktail, il Cocktail X-CAT Regina Race, vinta dal pilota Giovanni Carpitella. Tra i piloti, oltre all'evento, il premio Regina Palace Hotel Anna Magnani per i 110 anni dalla nascita.